momento per lavorare, ha detto, non a vendere fumo. Sì, io sono venuto a lavorare, sono venuto qui con grande entusiasmo. Per me è un'esperienza importantissima e sono lusingato di rappresentare l'Agrigento. Per me quello che conta è solo il lavoro. Il lavoro è che credo che in questo momento qua questa squadra mi stia dando le soddisfazioni, anche se non quelle che magari due pareggi in casa possono sembrare due sconfitte, però diamo seguito e vedo sempre il positivo. Lei ha un buon rapporto con i tifosi, ci tiene ad averlo? Io mi sento uno di loro, io sono dispiaciuto per quello che è successo domenica, perché un mio collaboratore ha avuto una discussione con una persona in tribuna. Spero di poterla incontrare per chiedere scusa di persona, perché io sono il responsabile del mio staff, quindi se a fine partita ci erano un po' gli animi accesi probabilmente abbiamo sbagliato. Io sono sotto la curva per ricevere e ascoltare il tifoso, mi sento uno di loro, io qui ho vinto un campionato, per me rappresentano il nostro 12° in campo, dobbiamo dargli soddisfazione, dobbiamo cercare sempre, e sono contento che la squadra lotta fino alla fine, io voglio quello. La conferenza è servita anche a fare chiarezza sulle sue scelte tecniche, anche per evitare inutili polemiche. Sì, io domenica non ho parlato perché ero un po' provato a fine partita, però io credo molto nel gruppo. Thiago domenica, per qualcuno che ha scritto che ho sbagliato formazione, non ho potuto dare una mia versione. Questo non è un giustificare, purtroppo ognuno di noi si sente di poter dire la sua, ed è giusto che sia così, perché questo è il bello del calcio, però alla fine l'allenatore è uno e decide per l'allenatore, perché io sono pagato per questo e so che devo prendere a volte pure delle decisioni impopolari. Thiago è un giocatore per noi di una importanza notevole, la sua assenza l'abbiamo sentita in queste 10 partite, però io credo molto nel gruppo, nel rispetto del gruppo. Domenica Thiago me lo sono portato in panchina, ha aspettato il suo turno, l'ho fatto entrare, ma io ho avuto rispetto per Riggio, che per 10 partite è stato chiamato in causa diverse volte, e quindi mi sembrava doveroso che Christian avesse lo spazio che gli meritava, perché a Lecce c'è stato lui, a Catania c'è stato lui, domenica ha fatto molto bene lui, un giovane promettente, e quindi io per rispetto di tutti quanti ho fatto questa scelta di portare Thiago in panchina per rispetto del gruppo. Per me conta molto più il gruppo che il singolo. Pronti per Matera? Siamo pronti, abbiamo visto già le immagini, dobbiamo affrontare una grossa squadra. Bisogna avere entusiasmo e coraggio. Andiamo a giocarcela come sempre, come siamo andati a giocarcela a Foggia, a Catania. Come sempre, noi abbiamo uno spirito battagliero, io non dobbiamo perdere quello. È normale che obiettivamente a noi ci manca un po' di qualità nel palleggio, dobbiamo cercare di migliorare quello. Sicuramente cresceremo.